Buongiorno YouTube! Sì, finalmente sono tornato, sono passati circa 2-3 giorni dall'ultimo vlog. L'ultima volta vi ho fatto vedere che sono stato da Cibo Nostrum, ma in pratica gli ultimi 2 giorni sono stati di, non di noia, ma di studio intenso. Questo, solamente questo, non avevo fatto niente di da farvi vedere qui nel vlog, quindi ho pensato, vabbè, me li dedico tutti quando lo studio, appena ho qualcosa da fare ve lo faccio vedere. E oggi è il giorno giusto, oggi ho un sacco di cose da fare. Ho visto su Instagram che la pasticceria di Dio ha presentato la monoporzione orrenda, quella che avevo fatto vedere da Cibo Nostrum. Avevo in mente di fare una nuova ricetta per non un panino, ma neanche un dimmelo tu, ma un piatto. Non vi dico niente. E poi penso che mi vada a tagliare anche le capelle, perché ormai mi sono abituato ad averli corti e a me già questa lunghezza da più di un mese mi scoccia. Quindi oggi andrò dal mio amico Salvo e niente, e come sempre ci vediamo in aula. Appena finito di studiare, il tempo non è per niente buono. C'è un brutto tempo, è previsto un temporale alle 4 del pomeriggio. Io stasera devo uscire. Ora vado alla pasticceria di Dio a prendermi questo benedetto dolcino, poi vado al supermercato a fare la spesa, poi vado dal barbiere e già sono stanco. Perché sta piovendo? Da Cibo Nostrum, ma ora me la posso godere in tutto e per tutto. Ed eccolo qua al suo interno, pan di spaccioccolato con queste scaglie di pistacchio e dentro una mousse di ricotta aromatizzata al pistacchio, buonissima, una bomba, ve lo giuro, me ne mangerei almeno 5. Appena arrivati in macchina, grazie alla pasticceria di Dio per questa fantastica monoporzione, ho conosciuto anche il creatore, un genio veramente. Ve la consiglio vivamente questa monoporzione. E primo supermercato, sono alla Coop, vediamo se sono fortunato a trovare qualcosa, perché di solito qui trovo sempre tante novità, però ultimamente non sono stato parecchio fortunato. Comunque devo prendere nachos. C'è il vinile dei Queen. Quindi nachos, salsa piccante, salsa guacamole e cheddar cheese. Però vediamo. Ovviamente è già stagione di uova di Pasqua. È da febbraio che ci sono uova di Pasqua. Perché devono anticipare? Almeno una novità, sono riuscita a trovarla. La Red Bull White Edition. Mi sa che faccio anche una recensione. Sì, faccio una recensione, va. Seconda sorpresa, 2 nuovi Kinder gelato. Niente, come ho detto prima, parecchie novità, anzi mi ha sorpreso questa volta l'Ipercoop, non me l'aspettavo. Però delle cose che cercavo non sono riuscito a trovare nulla, quindi un brutto tempo assurdo. Quindi ora me ne vado da Lidl, che sono sicuro che troverò di tutto. E poi torno at home. Mi riposo 10 minuti, un quarto d'ora, monto metà di questo vlog, perché poi stasera devo uscire, quindi non avrò il tempo materiale per farlo uscire, per poi farlo uscire domani, per poi fare quello là di domani. Comunque torno a casa. Allora, due delle quattro cose trovate, alla fine ho considerato che la salsa guacamole me la faccio a casa, mi compro due avocado e mi spiccio prima, perché comprarla è impossibile. C'è una luce pessima oggi, fuori fa un caldo pazzesco, fa caldo proprio ore di botto, però c'è una nebbia che non si vede niente attorno.
Eternity later. Mi sono addormentato. Non ho montato il video, non ho montato il vlog, non sono andato a tagliarmi i capelli, mi sono addormentato. Sono le 7:30. Perché mi sono addormentato? Perché? Stamattina ero bello carico. Poi ho detto vabbè, mi scorico 10 minuti, ho puntato pure la sveglia. Non una, due, anche tre credo. E si sono fatte le 7:30. Ora mi lavo ed esco. Noi ci vediamo domani con un nuovo vlog. E ciao!